Ciao e bentornato sul nostro canale. In questo video ti vogliamo raccontare quali sono le 5 abitudini sane se sei un lavoratore da remoto o come noi un nomade digitale. Che devi assolutamente avere. Se non ci conosci, siamo Stefano e Giulia, viviamo in viaggio come nomadi digitali da 2 anni e dopo aver vissuto in giro per l'Europa in van, in questo momento stiamo girando il sud-est asiatico e ci troviamo da qualche giorno in Malesia. Bene, ma non perdendoci in chiacchiere, vogliamo raccontarti in questo video quali sono le 5 abitudini sane da avere appunto se sei un nomade digitale oppure se vuoi iniziare a lavorare da remoto o già lavori da remoto. Queste abitudini che per noi sono fondamentali da avere, le abbiamo maturate in questi 2 anni di lavoratori da remoto e di conseguenza dopo tanti sbagli, dopo tante routine magari anche malsane, ci siamo ritrovati ad avere sempre questi 5 punti che a prescindere da dove siamo ci permettono di lavorare in serenità ed avere un buon equilibrio tra la nostra vita e il nostro lavoro. Il primo punto e di conseguenza la prima abitudine che ti consigliamo di avere è quella di avere una routine mattutina e quindi non svegliarti all'ultimo per iniziare a lavorare. Questo sicuramente è il punto più complesso per moltissimi di noi e lo è stato anche per noi in primis. Infatti, quando si fa un lavoro classico, solitamente la routine mattutina è dettata dagli orari lavorativi. Quindi si tende a svegliarsi di corsa, magari rimandare la sveglia, per poi trovarsi a fare colazione direttamente in macchina mentre si guida per andare in ufficio o sui mezzi pubblici. E probabilmente starei già pensando, ma come faccio a crearmi una buona routine mattutina se devo alzarmi presto per iniziare subito a lavorare, oppure portare i figli a scuola, prepararli per fare colazione, eccetera, eccetera. Insomma, in generale, rispettare quelle che sono le mie responsabilità. Beh, a prescindere dagli impegni che hai durante la tua classica mattinata, questo è un punto fondamentale da riuscire a rispettare, quindi riuscire a crearsi una buona routine mattutina, se abbiamo deciso di lavorare da remoto, che sia in viaggio o da casa. E credici che per quanto possa sembrare difficile, ognuno con la propria dedizione e le giuste scelte riesce a crearsi una buona routine mattutina, ma soprattutto sana. Uno degli strumenti che ci ha aiutato, soprattutto all'inizio, anche a noi, a creare una routine mattutina in modo abbastanza semplice, è stato un libro che si chiama The Miracle Morning. Infatti, grazie a questo libro, siamo riusciti a crearci una buona routine mattutina sana e che riusciamo a mantenere a prescindere dagli impegni che abbiamo. È importante infatti capire che, come gli antichi saggi dicevano, il mattino ha l'oro in bocca, anche perché è il momento della giornata in cui riusciamo a essere più concentrati e ad avere più energie. Di conseguenza è il momento più adatto, è il momento giusto per dedicarsi del tempo a se stessi, ma soprattutto dedicare dello spazio al proprio benessere. Dedicarsi infatti del tempo di qualità al mattino è come risvegliare dentro di noi quella sensazione di benessere che magari tante volte tendiamo a sopprimere. Ma facciamo un esempio pratico della nostra routine mattutina. Noi ad esempio abbiamo scelto di svegliare ogni mattina un'ora prima dell'inizio delle nostre mansioni lavorative, dove una buona mezz'ora la dedichiamo a fare una colazione con calma. E qui, proprio durante la colazione, entra in gioco la prima abitudine sana da cercare di avere nel tempo. Infatti, diciamo che noi italiani siamo famosi per la classica colazione cappuccio e brioche, ma quella colazione, essendo una colazione dolce e ricca di zuccheri, non ti darà altro che una botta di energia all'inizio, ma poco duratura durante il giorno. Ecco perché, nonostante ci piace tantissimo la colazione dolce, nel tempo abbiamo cercato di crearne una adatta alle nostre esigenze, cercando, soprattutto in giro per il mondo, di farla il più sana possibile e il più ricca di energie. Per noi la colazione è importante, quindi la facciamo durare mezz'ora. Se per te invece la colazione non è importante e vuoi dedicare meno tempo, gli puoi dedicare anche un quarto d'ora e prendere l'altro quarto d'ora per magari fare, non so, della meditazione. Noi ad esempio un quarto d'ora di questa ora in cui ci alziamo prima la dedichiamo, dopo la colazione, a una piccola passeggiata, soprattutto se siamo in giro in viaggio. E l'ultimo quarto d'ora, prima di metterci seduti fermi davanti al computer, lo dedichiamo al risveglio muscolare. La seconda abitudine che ti consigliamo di avere è quella di stabilire una vera e propria to-do list e di rispettarla in ordine di priorità, quindi dalle cose che devi fare per prima alle cose che devi fare per ultimo. E in più stabilisci dei veri e propri orari di lavoro e non andare mai oltre questi orari. Dopo esserti infatti dedicato tutto il tempo che hai bisogno al mattino per risvegliarti e per il tuo benessere personale, è arrivato il momento effettivamente di iniziare a lavorare. Possiamo dire che effettivamente lavorare da remoto non sempre è proprio così semplice. Per diversi
diversi motivi. Uno dei più importanti è quello di essere poco concentrato e di conseguenza rischiare di perdere tempo e non essere produttivo. Questo perché sia che tu lavori da casa o che lavori in viaggio potrai avere facilmente tante distrazioni. Infatti in questo momento, mentre sto registrando questo video, sono appena passate davanti a noi 3-4 persone e in più dall'altra parte ci sono tante macchine ed essendo in Malesia il traffico è abbastanza intenso, quindi distrarsi è molto facile. Ma anche se stai lavorando da casa, le distrazioni possono essere dietro l'angolo. Sia magari il fatto che non sei da solo a casa e quindi magari hai altre persone nel tuo intorno che ti possono distrarre, come bambini, compagno, insomma qualsiasi altra persona in casa tua, o magari il fatto di avere facilmente accesso al frigorifero, facilmente accesso alla televisione, quindi magari non so, cioè abbiamo il telecomando sotto mano e ci viene voglia di dire vabbè accendiamo un po' la televisione. E queste cose ovviamente non vanno fatte, perché in questo modo perdiamo soltanto tempo e rischiamo di lavorare molto di più di quello che dovremmo in realtà fare. Ed è proprio per questo che è molto importante crearsi una to-do list prima di effettivamente iniziare a lavorare. E cosa ancora più importante è quella di rispettarla, quindi non solo di crearla. Questo in primis ti aiuterà a liberare la mente dal pensare a tutti gli impegni che hai durante la giornata, ma non dovrai pensare, dovrai semplicemente svolgere quello che c'è scritto. E soprattutto, avendoli scritti, non ti farà perdere la memoria e di conseguenza rischiare di non svolgere quei lavori che effettivamente dovresti fare in una giornata. Inoltre, nel momento in cui vai a stabilire la to-do list, è importante anche che vai a definire bene il tempo che devi dedicare ad ogni mansione. E ovviamente, dopo aver definito il tempo, è importante non sforare dal tempo che ci siamo prefissati. Di conseguenza cerchiamo di capire in anticipo quanto tempo abbiamo realmente bisogno per svolgere quella mansione. Piuttosto lasciati del tempo di scarto che nel caso avessi bisogno lo puoi utilizzare. In questo modo eviterai sicuramente di portarti il lavoro fino a sera tardi o magari di doverlo fare anche nei giorni successivi. Il terzo consiglio che ti vogliamo dare è quello, durante la tua giornata lavorativa, di fare delle brevi passeggiate, idealmente ogni ora. Infatti, come già ti abbiamo anticipato nel primo punto, è molto importante dedicare il giusto tempo al benessere del tuo corpo. Purtroppo, infatti, lavorando principalmente seduti con davanti il computer, non aiuta il nostro benessere fisico. Proprio per questo l'ideale per andare a risolvere questo problema, ma soprattutto per far sì che nel futuro il nostro corpo non ne risenta, è quello di cambiare molto spesso postazione di lavoro. Questo significa, oltre alla parte adibita, magari in casa tua per la zona appunto lavorativa, anche dedicare dei giorni in altri ambienti lavorativi, come possono essere dei co-working o luoghi magari più immersi nella natura, come ad esempio dei parchi, vedi questo, o dei classici caffè. E un altro consiglio che ti possiamo dare, sempre inerente a questo punto, è che ogni tanto la tua postazione di lavoro dovrebbe essere da in piedi. Questo permette alla tua schiena di non incurvarsi tutte le volte, ma cercare di avere una postazione più eretta. Oppure un'altra soluzione per alzarsi un po' da questa sedia è, durante le chiamate di lavoro che devi fare, invece che farle seduto, cerca di farle in piedi, magari facendo delle piccole passeggiate in casa. E tornando al punto di fare delle passeggiate, come già ti stavo dicendo, farle all'interno della tua routine lavorativa è un'abitudine che sicuramente ti farà sentire diversi benefici, ma non sarà abbastanza. Infatti, quello che ti consigliamo vivamente è quello di dedicare 10-15 minuti ogni ora del tuo tempo appunto lavorativo ad alzarti dalla tua sedia e fare una bella passeggiata. Sappiamo ovviamente che 10-15 minuti possono sembrare pochi, ma sommati all'interno di un'intera giornata, credici che può fare davvero la differenza. Infatti, se non lo sapevi, inserire le passeggiate durante la tua giornata tipo migliora la circolazione sanguigna, aiuta l'ossigenazione di organi e tessuti, stimola positivamente il tuo sistema nervoso e in più allevia la tensione e l'ansia generata dalla accumulo di stress. Che figata, dirai, no? Però effettivamente quanti di noi nel tempo riescono a mantenersi delle buone abitudini? Purtroppo pochi, ma per fortuna di recente abbiamo scoperto un'applicazione che ci permette di ricevere una paghetta per ogni passo che facciamo, e questo, oltre che a motivarci, lo rende anche divertente. L'app di cui stiamo parlando si chiama Cashwalk, e se non eri ancora a conoscenza di quest'app, è uno strumento molto comodo e veramente geniale, perché ti paga in valuta digitale per camminare. Ebbene sì, hai proprio capito bene, esiste un'applicazione che ci paga se camminiamo. Questa app infatti è stata creata con l'obiettivo di motivare una persona a camminare e mantenere uno stile di vita più sano. Infatti all'interno di quest'app c'è un contapassi
che per ogni passo che fai ti permette di guadagnare monete virtuali che possono essere scambiate con delle carte regalo. Queste carte possono essere ad esempio dei buoni Amazon, dei buoni carburante Eni, delle gift card per H&M o Primark o delle carte regalo di tantissimi altri brand che ci possono aiutare a risparmiare diversi soldini durante l'acquisto di prodotti o servizi. La cosa comoda è che funziona davvero in modo semplice ed efficace, perché include anche un widget che puoi tranquillamente vedere nella schermata del tuo telefono. Questo ti mostrerà il conteggio dei tuoi passi giornalieri e quante monetine hai guadagnato, senza neanche aver bisogno di andare a aprire l'app. Questo, come ti dicevamo prima, aiuterà la tua motivazione ad essere sempre presente e costante, perché avrai la possibilità di vedere e tenere sempre sott'occhio la schermata del tuo contapassi. L'ideale, infatti, per il tuo benessere fisico è quello di raggiungere almeno i 10.000 passi al giorno e, organizzando delle piccole passeggiate, quindi delle breve passeggiate durante la tua giornata lavorativa, ti permetterà di raggiungere questo traguardo senza troppi pensieri. Ovviamente questa pratica ti aiuterà ad avere sempre di più un equilibrio sano tra lavoro e benessere personale. Inoltre, se stai viaggiando esattamente come noi, Cashwalk rappresenta un'ottima soluzione che ti permette, oltre che a lavorare, di dedicare il giusto tempo alla scoperta di un luogo. In descrizione trovi il link da dove scaricare l'app in modo gratuito, così da poter iniziare a guadagnare anche tu camminando, e in più riceverai anche una ricompensa se decidi di invitare amici ad unirsi all'app, di completare i sondaggi o di partecipare alle lotterie. La quarta abitudine che ti consigliamo di avere è quella di non portarti mai il lavoro a letto. Riprendendo un po' il discorso del punto 3, è molto importante essere organizzati e definire degli orari, proprio per non rischiare di portare il tuo lavoro anche a letto e quindi all'interno della tua vita personale. Siamo sicuri che probabilmente stai pensando: è impossibile che io mi porti il lavoro a letto. Ma credici che se ti trovi in una situazione in cui hai una scadenza o magari devi consegnare un determinato lavoro il giorno successivo, dovrai trovare il tempo per finire quel lavoro indipendentemente da che ore sono. Ecco perché lavorare da remoto deve assolutamente seguire una linea che scandisce il tuo tempo, perché avendo spesso a disposizione tutto il giorno si può cadere facilmente nel "ma sì, tanto ho tutto il tempo libero, lo faccio dopo", e quel dopo purtroppo ti porta a dover lavorare magari di sera nei momenti in cui dovresti dedicarti a te stesso e alla tua vita personale. Questa rappresenta a tutti gli effetti una routine malsana che, se ti vai a creare, non ti porterà assolutamente nessun beneficio, oltre che rubare tantissimo tempo alla tua vita personale, alla tua famiglia o ai tuoi amici e a tutti quelli che sono i piaceri della vita, che possono essere un bel film a letto o magari una bella cena fuori con gli amici. Quinta e ultima abitudine che ti consigliamo di avere è quella di crearti una dieta salutare, in modo da avere più energie. Ovviamente noi non siamo né medici né nutrizionisti e non lo vogliamo assolutamente essere, ma in questi anni di esperienza nel remote working ci siamo accorti di quanto mangiare e nutrirci con degli alimenti sani e degli alimenti che ti danno la giusta energia possono portarti ad una maggiore concentrazione durante le ore di lavoro. Lavorare da remoto infatti significa anche avere la possibilità di cucinarsi a casa. E questo ovviamente è una nota positiva, è un bene, proprio perché, a differenza di quello che avresti fatto se lavoravi in ufficio, prendere qualcosa al volo a un bar o a un panificio, e di conseguenza in questo modo ovviamente c'è più tentazione nel mangiare cibi poco salutari, a casa hai la possibilità di prepararti dei piatti deliziosi, sani, ricchi di energie, ma soprattutto facili da digerire, senza arrivare al momento in cui ti devi rimettere seduto al computer e avere l'occhio che cade dal sonno perché ti senti appesantito da ciò che hai mangiato. Avere una dieta sana in generale è una routine che dovremmo crearci tutti per stare meglio non solo nelle ore lavorative, ma anche per stare meglio con il nostro corpo e con noi stessi in generale. Bene, come potete vedere è arrivato il momento di salutarci. Speriamo con questo video di averti dato delle linee guida utili. Se hai qualche domanda o qualche dubbio puoi scriverci tranquillamente nei commenti. Se ti è piaciuto questo video lasciaci un bel like, e se vuoi vedere altri video come questo ti consigliamo di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per essere aggiornato ogni volta che esce un nuovo video. Per noi è arrivato il momento di andare, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!